Scusate, ma io ho bisogno di capire un fatto. Sul sito governo.it c'è proprio la sezione domande: cosa posso fare, cosa non posso fare nella zona russa? Non si può uscire di casa, non è consentito far visite o incontrarsi con parenti, con genitori non conviventi, amici non conviventi, no. A scuola non ci possiamo andare, in campagna è chiuso, i negozi restano chiusi. Questo è un fatto importante. È consentito svolgere le assemblee condominiali in presenza. Cioè, non ho capito, la riunione di condomini si può fare? Sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri c'è scritto sì, è fortemente consigliato di fare l'assemblea a distanza, ma se non si può, è consentito svolgere l'assemblea di condominio in presenza. Io non posso andare a trovare mia mamma e mio padre, che è pericoloso, giusto, ci potrebbero essere contatti, ma la riunione di condominio, con 20, 30, 40, 50 condomini nei parchi più grandi, che tu giustamente non frequenti normalmente, anzi spesso manco li saluti, ma si può fare in presenza. La riunione di condominio, giustamente, dove spesso e volentieri si litiga, quindi si urla, quindi il droppet aumenta, si può fare in presenza. Il governo dice: se uno deve litigare perché la signora sopra stende i panni, è giusto che si faccia in presenza. Tra l'altro l'amministratore, praticamente una bomba sanitaria, fa 30-40 condomini che lui amministra, ne ha contatto con centinaia di persone che lui non frequenta, che non sono conviventi, in presenza. Poi magari prendiamo pure la stessa penna e firmiamo il verbale dell'assemblea, però prima ci mettiamo la mucchina, quindi. Ricapitolando, non si possono vedere i parenti, non si possono andare a trovare i genitori, non si può andare a scuola in campagna, ma le riunioni di condominio, sì, quelle si possono fare. Vorrei fare una domanda a questi del CTS: ma se mio figlio può fare la didattica a distanza, se le lezioni universitarie si possono fare a distanza, ma com'è che le riunioni di condominio non si possono fare a distanza? Domanda sincera. Se qualcuno ha una risposta, anche del Comitato Tecnico Scientifico, io lo ringrazio.